Nadia Bengala, ex Miss Italia. Ciao Federico, come stai? Lui era piccolo, voi non lo sapete, ma lui era piccolo. Adesso fa l'operatore, hai visto? Ci siamo ancora in tempo, perché tra un po' poi quando sei un po' più grande, chissà, sarò troppo vecchia. Allora, cosa vuoi sapere, caro? Allora, ultimamente ho fatto teatro e riprenderò a farlo quest'inverno, perché ormai chiaramente siamo in un momento che per la stagione si va un po' meno a teatro. E niente, poi sto scrivendo per il mio giornale, un giornale che si chiama Slide, è una free press e adesso andremo a Cannes per il Festival del Cinema e niente, faremo qualcosa. Siamo stati a Sanremo, a casa Sanremo abbiamo fatto delle belle cose, dei belli incontri e comunque ci si arrangia, ci si arrangia. Ho sempre il mio ruolo di mamma e donna di casa, quello sempre. Ogni tanto si va in qualche evento, così come ci stiamo trovando adesso qui a Palazzo Caraioli. Com'è essere mamma? Guarda, io all'inizio ero molto possessiva, cioè nel senso che neanche la volevo mandare all'asilo, volevo tenerla per me. E invece, vabbè, il padre mi ha detto no, bisogna mandarla all'asilo a 3 anni. E vabbè, allora abbiamo fatto questa cosa di mandarla all'asilo. Ma io la volevo tenere tutta per me. E poi niente, sono stata abbastanza un po' tedesca a volte, perché ero abbastanza severa, precisa, capito? Non niente svolazzamenti di eccessivi vizi, no? Come tanti, se i bambini che urlano vogliono tutto quello che vedono, lei non era così. Io posso dire che assolutamente non era una bambina viziata, era troppo carina. E poi mi ricordo una cosa, perché ho di fronte a me questo ragazzo, che è questo operatore, che siccome è coetaneo a mia figlia, ti ricordi quando non volevi mangiare? Ma te lo ricordi? Che io ti tagliavo la carne e te la imboccavo? Ci vuoi raccontare com'è stato vincere Miss Italia? Allora, vediamo un po'. Potrei dire, non mi ricordo più, è passato troppo tempo. Ma invece no, mi ricordo. Beh, è stato bello, chiaramente, questo sì. Ma sai poi quelle cose che capitano per caso, perché io veramente posso dire che sono una Miss Italia per caso, nel senso che non avrei pensato mai di partecipare. Addirittura ebbi l'occasione 2 anni prima di partecipare come Miss Onza e non andai, non mi presentai e quindi fui selezionata ma non mi presentai perché vinsi Miss Onza alla trasmissione su Canale 5 con Andrea Giordana e Amanda Lear, Viva le donne. E lì c'era ogni puntata 13 ragazze che sfilavano per le gambe, e quindi 13 ragazze per 13 puntate, ogni vincitrice poi faceva la finale, insomma ho vinto io. E quindi di diritto dovevo andare a Miss Italia come rappresentante per la ONSA e non mi presentai appunto, come ripeto. Quindi poi figurati un po', dopo 2 anni ancora, cosa pensi di andare a fare Miss Italia? E invece sono in discoteca con le mie cugine, una serata estiva per divertirsi al mare. E mi bloccano, vuoi fare una sfilata? Io no, no, io voglio ballare, stasera voglio divertirmi, voglio ballare. Ma dai, E cominciano, ti regaliamo il costume, ti regaliamo le scarpe, ci sono i vestiti, c'è tanti sponsor, dai una cosa divertente, vabbè, va bene, faccio la sfilata. E invece era una selezione, diciamo, questa sfilata, era una selezione per Miss Italia, Miss Alghero, perché ero d'Alghero. Da lì dopo 2 giorni c'era la regionale e dico al mio fidanzato che è venuto a trovarmi intanto lì dalla mia famiglia perché ero con la mia famiglia e dico guarda c'è quest'altra c'è una selezione però ci offrono una cena se vuoi andiamo a una cosa diversa un ristorante diverso un locale carino mi fa vabbè perché no siamo andati e quindi partecipo nel momento che sono e vinco per la Sardegna sono una finalista per la Sardegna per la regione. Dopo un po' di incertezza, comunque sono andata anche a Salso Maggiore e poi votava il pubblico. E quindi se vota il pubblico ho qualche chance perché si fanno le cose normali, ma altre volte potrebbe non essere così. E quindi niente, ringrazio sempre il popolo italiano, la gente che mi ha votato, perché voglio bene la gente e spero che un po' ne vogliano anche a me, perché capiscano la differenza. Ciao! Grazie.